ieri sera invece è arrivato, forse anche un po' attesa ormai, diciamo, l'esonero di Ancelotti da parte del presidente De Laurentiis. Questo non l'ho fatto io, No. Nel senso, non è un basta. Lei se lo aspettava? Come commenta questi 18 mesi di Ancelotti al Napoli? Io sono amareggiato da sindaco e da tifoso per come è il momento del Napoli. Chiaramente contento perché ieri abbiamo superato il turno, che forse è la cosa più importante degli ultimi tempi. Quindi c'è il tempo adesso per rimettersi in pista. Non si vedeva un gioco, non si vedeva coesione, troppe fratture, troppo un clima che non ha nulla a che vedere con una squadra e con una squadra vincente. Io non so se questa mossa porta serenità, insomma non mi sembra che viviamo un momento tra i migliori da un punto di vista della squadra nel tutto, nel suo complesso. Io posso fare una valutazione da tifoso nemmeno fino in fondo, perché facendo il sindaco ogni mia parola viene amplificata. Quindi Ancelotti sicuramente è un'ottima persona, un grande mister, una brava persona, un innamorato di Napoli, e quindi mi auguro che il mister continui a rimanere innamorato di Napoli e possa venire nella nostra città sempre e spesso, perché quando l'ho incontrato la prima cosa che mi ha detto: i complimenti per la città, per come lui si trova bene. Certo, la sua impronta non c'è stata, si è vista all'inizio una continuità con Sarri, poi evidentemente non ha avuto il tempo, la possibilità, poi ci vuole anche un po' di fortuna oltre che bravura, non si è potuto vedere il suo gioco, quindi poi il rapporto è stato interrotto in anticipo. Certo, il Napoli naviga in centro classifica molto lontano da quelle che sono le aspettative. Credo che però non penso che tutto questo sia responsabilità solo di Ancelotti, se posso esprimere un pensiero. Sapete come l'ho sempre pensata sugli allenatori del Napoli, qual era il mio pensiero, quindi non ci voglio ritornare.